Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Vivi su My Time at Portia. Proseguiamo con le missioni, le storie, le vicende, il mio lavoro qui a Portia. Posta! Ciao, grazie per aver fornito i dischi. Ruota d'acqua. Motore ad acqua e serbatoio d'acqua. Bene. Celebreremo l'attuale festival di caccia ai fantasmi nel giorno dei ricordi, tra una settimana. Se volete partecipare, arrivate in tempo per il festival e iscrivetevi. Dopodiché faremo la marcia dei ricordi fino al cimitero per chiedere la benedizione dei nostri antenati. Oh, un nuovo evento in arrivo. Non vedo l'ora. Va bene, andiamo. E ora andiamo un po' in città. Quest'oggi sarà un po' un episodio molto tranquillo, eh. Provo 10 giorni. Allora, ti vendo questo e le gemme. Ehi, posso venderti anche il miele. No, questo lo do a qualcuno a cui serve, tipo Marta. Ma lei servirà questo miele. Perfetto. La borsa. Ecco. E già che ci sono, potrei prendere i jeans in... Aspetta, c'è qualcosa di nuovo. Giacca da uniforme. Allora, se prendo abbastanza soldi potrò prendere questi due. Però per ora prendo i jeans, dai. Ah, ah sì. Parlo? Eh? Però non c'entro più niente adesso. Vabbè, Arlo? Sì, due che hanno Arlo? People in town are feeling great about the streetlights. Helps us with our night patrols as well. Gli abitanti della città piacciono molto i lampioni. Ci aiutano anche nei pattugliamenti notturni. Ci sta? Hey, I've been looking for you. The word around town is that you're getting kind of strong. I was wondering if you might like to take a little trip with me while we investigate something unusual. Perché non chiedere a uno degli altri membri? Non dico mai di no. I like your spirit. We need that around here. Missione con Arlo. E mi sparisce così davanti agli occhi. Ah, ok, qua. Meno male che ho fatto un po' di giardinaggio. Non l'avrei visto. Now let's see if we can find anything. Spread out, look around. Dividiamoci. Devo cercare qualcosa. Aspetta. C'è qualcosa qui! Delle impronte! Meno male che ho fatto giardinaggio! Ma sembrano impronte di zoccoli. Raccogli? No, non credo che ci sia da raccogliere. Trovato delle impronte. Che faccio? Devo proseguire. Devo andare avanti. Forse ce ne sono che vanno più avanti. Scusate, ma che? C'è un altro punto esclamativo qua. Chi è?
Scusa? Chi è che rompe? Higgins? Scusa? Isn't the tour? Guarda se non I è il pes... mean, my favorite, Hai un minuto? rival. Got a minute? Sto già facendo... Nemici con Arlong? Oh, No. don't be like that. No. I mean, okay, look, we got off on the wrong foot. Abbiamo iniziato con il piede sbagliato. And then you moved in with your free house your pa left you, and everybody started paying you special attention. And because of that, I guess I was a little rough on you. We even got the Civil Corps involved in our problems last time. Okay, very rough on you. Look, I feel bad now. What I'm trying to say here is. I'm sorry. And I want to call a truce and work jointly with you to bring Telesis to the world and make a ton of goals in the process. You get me? Ok, ti darò un'altra possibilità. Ah, excellent! You won't regret it. I'm drawing up a diagram for a miraculous new invention, you see. Came to me in a dream. We make it and sell it, and we'll be set for life. But I'm still missing a few things before I can really start testing the design. 10 carbon steel bars, 6 strengthened glass, and 3 tin alloys. Bring them back here to me, and I'll share my diagram with you so you can make some too. Got it? Then hop to it! Ok, quanto dovrò fidarmi di lui? Vedremo. Torniamo a darlo! L'ho lasciato là! Aspetta! C'è qualcosa qui! Pelliccia, pelo di lama? Ho trovato l'indizio! This fur is from a colorful llama. It doesn't look like shedding. Looks like it was ripped away. Eesh. Is this all that's left of the thing? What would do something like this? Non io, assolutamente, io non colpisco i Looks lama like per there's still prendere some la loro fur heading off towards pelliccia. the cliff. Let's go check that out. Stay on guard. Teletrasporto. Aspetta, verso la scogliera, cioè di là. Sì, ma mi ha sparito così. Corri, corri, corri. Verso la scogliera, sarà di là. Per forza. C'è Sam! Verso scogliera. Fammi vedere. Vuol dire che è qui. Ok. Grazie mappa per indicarmi esattamente dove devo andare. Ma io la scogliera no, non sarebbe qua di là. Let's see if there's any more evidence around here. Qualche luccica, qualche no, cosa, casa di papà orso, no, qua e questo chio di muco. Ho This time it's trovato mucus. qualcosa. Looks like there are shards of ladybug shell in it, too. I think we can safely assume that whatever left all this behind, it's big and hungry.
I think there'd be more evidence sitting around if this was a normal fight between monsters. Don't you? Mm-hmm. All right. Now the tracks lead to the waterfall. What's there, I wonder? Andiamo. Cascata. Ma stavolta mi segue lui e non sparisce. Meno male. Cascata. Stavolta di qua. Mi sta dietro. Adesso è cascata. Ci siamo. Guarda là. È tutto avvelenato. Qui qua. Segui la mappa. Qui. I ricci. Ci siamo? Arlo, ci siamo, è qua. Ah, ecco. Che? Quelli non sono di queste parti. Look sharp. There are unusual monsters here. Lo so. Li ho incontrati nelle tubature. Nelle no! Come? Un momento. Arlo? Ah, grazie. Aspetta. Mannaggia, Ricci. Togli la spada! Jump dancers never appeared this far outside the ruins. Something must have drawn them out here. And it looks like the tracks lead right up to the river, and then disappear. Drat. I guess that's the end of our excursion today. What do we do then? Just wait? Not much else we can do right now. I'll have to inform the mayor of this and see if we need to post a watch. You're pretty tough out there, though. Nice fighting. If I learn anything new about the situation, I'll let you know. Te lo farò sapere. Va bene. È stato un piacere. Evviva! Ho fatto la missione con Arlo. Due set da cucina. Città ha urgente bisogno di un altoparlante. Oh. Un carillon. Questi valgono di più. Due set da cucina. Dovrei riuscire a farli. No. Eccola. Non ho il ferro. No. Ecco. Lingotti di ferro. Presto! Ma qua Higgins è a tempo oppure un affare spiacevole? Ah, non è a tempo! Posso prendermelo con calma! Qua devo farli però, Domani sarà la festa. Non vedo l'ora. Andiamo a cercare Pinky. Ah, Pinky! Stavo venendo io da te. Guarda che cos'ho. Un bel pesce gatto. Più 4. Così diventiamo amici. Eh? Cosa? Mi segue! Ma allora è vero! Posso dargli un pesce e diventa subito tua amica! Salve Albert! Hey.
Just between you and me, I think Nora has a thing for Arlo. Which doesn't concern me. I never liked church girls anyway. Che resti tra me e te, ma penso che a Nora piaccia Arlo. Nora? Il che non mi riguarda, perché non mi sono mai piaciute le ragazze della chiesa. Grazie di avermelo detto. Bye-bye. Ma sì, tanto li recupero. Li recupero. Yeah! Nuovi vestiti! E vediamo subito se ho fatto la cavolata o sono belli. Non sta male. Pensavo peggio. È il personaggio che dovrebbe migliorarsi un pochino. Però vabbè. Ecco. Ti dico. Prendo quella che ho qui. Ecco, ho due set da cucina da consegnare. E devo parlarne con Antoine. Eccolo lì. Hi. Fatto tutto. Che velocità. Che costruttore efficiente. Sono tutti qua per il discorso. Ci sono tutti. Ah sì. Ciao Arlo. E là Nora. Very beautiful from atop the temple tower at night. E no, è bellissimo guardare Portia dalla cima della torre del tempio. Ecco, brava, mettiti là. Va molto meglio. Adesso se parlo con ognuno si spostano di posto. Hey. E là. We get pollution from the ruins in our food supply from time to time, but it's mostly mild. I have heard even worse horror stories from other cities about the pollutants from the old world. Merlina? This pollutant is interesting. I wonder what we can do. Bye. Hello. I hope there aren't any other sources of the pollution around. We've looked everywhere, but the source above the Bassanio Falls is the only one we've located. Lo speriamo tutti. Goodbye. Prima o poi lo risolveremo. Sono già 7. Grazie a tutti per essere venuti. Personalmente penso che questo sia un giorno molto importante al quale vale la pena dedicare un po' del nostro tempo. Prima di passare agli eventi in programma, la signorina Lucy parlerà della storia del giorno dei ricordi. Signorina Lucy? Ciao a tutti, wow che folla! Mi sto un po' agitando. Voglio parlarvi di come un evento tanto serio come andare a visitare le tombe si sia trasformato in una festività così divertente. Il giorno dei ricordi veniva chiamato giornata del ricordo nel vecchio mondo. Sarebbe il giorno dei morti. Era un giorno usato per ricordare le persone care passate a miglior vita. Ecco appunto. Nel giorno della calamità andarono perdute molte, moltissime vite. Negli anni immediatamente successivi al giorno della calamità, le giornate del ricordo diventarono un evento particolarmente triste. I sopravvissuti ricordavano non solo i loro cari, ma anche i bei giorni passati. Il leader di un gruppo di sopravvissuti di Etea decise di renderlo
un giorno di speranza invece che di avvilimento. Perciò nella giornata del ricordo si è travestito da fantasma e ha iniziato a giocare alla chiapparella. Ah sì? Dato che sottoterra era piuttosto buio, alcune persone probabilmente avranno creduto davvero che il leader fosse un fantasma. Alcuni di loro pararono per difendersi. Il leader morì. Ma dai! Ma scusa! Ma la sua eredità continuò a vivere. E grazie, c'è morto! L'idea di rendere la giornata del ricordo un giorno di speranza si diffuse presto tra i vicini sopravvissuti. Così divenne il giorno dei ricordi di oggi, un giorno in cui si uniscono commemorazione e divertimento. Sai che divertimento, quel poveretto! Grazie alla signorina Lucy per un resoconto eccellente della storia del giorno dei ricordi. Detto ciò, iniziamo i nostri eventi! Luckily for us, Duck Pond seems to be fine and free from the pollution. We've been getting our water from there since the scare started. Meno male. See you! Chi manca? Qui? Che va sempre a pesca. Do you think ghosts really exist? È una bella domanda. Polluted water is making my food taste terrible. I hope the Civil Corps figure it out soon. Sta rovinando il sapore dei miei piatti. Stai usando l'acqua del fiume avvelenata per i tuoi piatti. Ma sei un incosciente. E dormi intanto. Un'ombra minacciosa ci oscura tutti. Ok. Ehi, nonna Sophie. Hi. Emily loves my home cooking. Maybe you can come over for dinner sometimes. Goodbye. Ehi, sempre là nella sua fattoria. Hey. Ella. We get our water from Duck Pond around here. So we're fine for now. Meno male. Goodbye. Il laghetto delle anatre. I'm glad the city has added some streetlights. Some of my elderly patients have complained for years about a lack of lighting in the city at night. Dovevo arrivare io per mettere i lampioni. We need to use more benevolent technology, like the streetlights. The church would always support these. Ah, ma vedi che c'è qualcosa di buono? Giorno. Allora. All'inizio dell'evento i distintivi fantasmi vengono nascosti in vari posti. I concorrenti dovranno gareggiare per ottenere quanti più distintivi possibili. Presta molta attenzione se sarai colpito da un fantasma o dalle pistole o dalla pistola. Tu stai attenta? Vai in giro a cercare sti distinti. Sono apparsi nuovi distintivi. Dove? Ha detto qua? Qui ce n'erano? No. Trova lì. Non li trovo. Sono ovunque. Non li sto trovando. Sono cieca? Ah! Yeah.
Django. Vabbè, ah, eccoti! Trovato! Ah! No, dai, ne ho trovato uno! No, 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 no! Adesso è venuto fuori uno! Prima no! Ma scusa, perché non me li fai vedere prima questi fasci? No, no! Emily! Se ne sparo! Ti prendo! Dov'è Emily? Emily! Do! Do! Faccio... Nassù! Yeah! No! A te con piacere, sparo. No! Qua adesso è uscito, ma perché prima no? C'è chi altro c'è? Django, scusa, però è divertente, tanto non gli fa niente, lo stordiscono e basta. Ah, ho trovato uno. Oh no, non l'ho preso! L'ho preso! No, no! Chi è? Me l'hai rubato tu! Qui! Eh no, Merlina! No, dove... Faccio... una competitiva! Dov'è? Dove era? Finito. Vabbè. Non posso sempre vincere. Tutti alla spiaggia. Ma non c'è da fare il giro fino al cimitero? Oh! Scusa. Ah, le due cose sono praticamente, cioè, fino alle due. Ah, attenzione, ma questo le sembra l'ora di lanterne. Oh. Hey! Scusi, sindaco. Something must have gone wrong in one of the old ruins. Maybe a broken pipe or some chemical tank rusted. Whatever the case, we need to solve it fast. Sicuramente. Ecco la mia lanterna. Che bello! È stupendo! Aspetta, cosa prende? Un'altra? No, una sola. Oh. Mettiamo qua. We've been getting some water from the ruins beneath the church. While it's safe, there's not enough for everyone. See you. Ora tutti a riposare. Beh, che bella festina. Certo, la caccia ai distinti. Eh? Aspetta! Mi hanno regalato le lanterne! Ah, che gentili! Aspetta, non è che prima le avevo presi? Posso piazzarle qua? Farebbero luce di notte! Tipo le metto qui? Non mi dici di piazzarle per... No!
fatto il fantasma. No. Non me le ha fatte. Aspetta un attimo. Ah, forse c'è un'altra maniera. Aspetta. Ah! Così sì! Se le piazzo in casa vola via lo stesso? Ci andrebbe oltre? No. Ok, di questa e metti questa. Ok, posso metterle da qualche parte, però se vado fuori e faccio con il click nel mouse, addio. No, è lassù, è ancora lassù. Niente, se ne va in giro. Come quando perdi il palloncino che hai appena comprato, che vola su nel cielo. Grazie albero del cristallo, mi hai dato un rubino. Va bene, risultati della ricerca. Macchina tessile avanzata. Oh, bene. Direi che anche per questo video di My Time at Portia è tutto per oggi. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Se vi va, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel pollice in su per farmi capire che l'esperienza vi sia piaciuta. Iscrivetevi per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre con Vimi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.